Fortuna Chex Murri e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati con mio padre. Come avrete letto dal titolo, oggi dobbiamo parlare di una cosa un po'... Non ci va troppo a genio, ma purtroppo la notorietà dà alla luce anche questo. Nel senso che... Dove è il titolo, scusami? Tu non lo vedi, ma è scritto qua sotto. Ah, qua sotto. Cercando l'altro giorno qualche video nel quale io fossi taggato per fare la reaction, vi avevo detto che mi era balzato all'occhio questo video qua. Papà Murri critica X Murri, reaction al video. Quindi è una ragazza che ha commentato evidentemente un video che abbiamo fatto io e tu, nel quale tu mi hai criticato e lei ha voluto dire la sua. Ora, il video è uscito il 26 marzo 2018, minchia, esattamente un anno fa, e dopo un anno noi andiamo a vedere che cosa ci ha detto. Quindi, ragazzi, vediamo insieme. Ladies and gentlemen, benvenuti in un mio nuovo video. Ciao. Graziosa. Oggi sono qui per fare una reaction ad un video di X Murri. Tutti i video che reaction che abbiamo fatti noi, evidentemente c'è anche qualcuno che fa le reaction ai nostri video. Ma andremo a commentare non X Murri, ma bensì Papà Murri. Azzo! Quindi io sono salvo, io non ho fatto nulla. Tutta colpa di mio padre, io me ne dissocio apertamente. Perché nell'ultimo video che ho seguito, sì, ha detto una cosa sulla quale non sono molto d'accordo. Ne dici tanto. Adesso andiamo a vedere insieme a che cosa mi riferisco. Commenterò e dirò la mia opinione in merito. Sembra tipo c'è posta per te che, esatto, che gli diciamo: ma tu hai idea del perché possa essere qua? Che cosa possa volere da te? Da grande cosa vorresti fare? Da grande cosa vorresti fare? Cosa vorresti fare da grande? Allora, tu non cresci mai. Io non cresco mai. Ecco qua, diciamo, una delle solite, dei soliti battibecchi che abbiamo io e mio padre, dagli argomenti abbastanza futili, come diciamo un po' tutte le sue argomentazioni. Ragazzi, ora adesso vi faccio vedere come gli smonto, diciamo, questa minchiata che gli dice così per farsi. Tu non cresci, io non cresco. Sei sempre un ragazzino. Un ragazzino. Perché? Perché? Cretino! Facendo video a tutto spiano qua. Facendo video a tutto spiano. Lei si sta incazzando a poco con queste stronzate che hai detto. Tu devi sempre pensare che c'è qualcuno che ci guarda, quindi devi soppesare le parole. Perché quindi se facciamo queste cose, diciamo, è una cosa da bambini. Ragazzini, ma ci sono youtuber tipo Brazzo a 40 anni. Brazzo. Io ne ho quasi 30. Hai capito? Lei ne ha quasi 30, quindi adesso ne avrà 31, quasi 31. Signor Murri. Ma vabbè, bontà sua, vedremo. Bontà sua. Bontà sua. Cazzo vuol dire bontà sua? Io ancora dopo, a distanza di un anno, non ho capito che cosa voglia dire bontà sua. Frasi e espressioni idiomatiche che conosce solo lui. Comunque io da grande vorrei fare lo youtuber. Vi lascerò col beneficio del dubbio. Oh. Che ti vorrei dire che comunque, prendendo per il culo, alla fine sei finito a fare tu lo youtuber a 70 anni. Scemo! Vabbè, comunque. Non faccio lo youtuber. Però ti accolli di fare i video, quindi sei scemo quanto me. Allora, da questo momento in poi me ne sto andando. No! Sei complice ormai, sei complice! Bene, quindi... Oh, e qua mi sa che iniziano i cazzi veri e propri, perché quella è la frase che ha scatenato merito tutto. A ciò che vi ho appena mostrato, ma che probabilmente avrete già visto sì, sul canale appunto di X Murri. Ad ogni modo, il discorso è: signor Murri, signor Murri, ma suo figlio si è immerso in questo mondo che già ormai lo appartiene? Sì. È come se avesse trovato la gallina dalle uova d'oro. Perbacco. Io ho trovato la gallina delle uova d'oro, papà. Wow. Tu sei tu che sei bigotto, retrograda e quanti altri termini aulici che tu non capisci, ti posso sparare e ti sparo. Guadagna, si autogestisce il tempo. Sì. Si diverte. Mi diverto, sì, brava. Ma chi glielo fa fare di andare a trovarsi un lavoro per star fuori casa 8 ore al giorno? Brava. Anzi, 8 ore lavori più l'andata e il ritorno. Brava! Sono 6 ore che stai fuori casa, più la pausa sono 10 ore che stai fuori casa. Sì. Cioè praticamente la tua vita intera. Sì. Per un titolare che magari lo tratta pure male. Esatto. Magari anche sottopagato, perché non si sa mai al giorno d'oggi cosa si trova. È uno schifo. Perché cosa? E perdere tutto questo, fama, soldi,
Cioè, la notorietà. Tanto come rispondiamo passo per passo. Tanto come rispondi a questa... Ma io chiedi di legno, ma sei un tascio. Come rispondi a questa prima critica? Cioè, tu vorresti che io lascia abbandonassi fama, successo, soldi, il fatto che io sia il datore di lavoro di me stesso per andare a fare un lavoro, magari sottopagato, lavorare 8-10 ore al giorno, perché c'è anche l'andata e il ritorno, compresa la pausa pranzo, eccetera, eccetera, ha messo in conto un po' tutto, e abbandonare tutto questo. No, tu hai detto che faccio una... Ora tu non ti rimangi le parole, hai detto che io faccio un lavoro, anzi no, nemmeno, hai detto che faccio cose per ragazzini. Come rispondi? Come rispondi alle sue critiche? È vero. Devi rispondere a lei, non a me. A lei che devo rispondere? Che, a quello che ha detto. Che cosa le dici? Perché? Vuole sapere il perché dovrei abbandonare. Perché è così, perché non è che puoi fare sempre questi video per ragazzi. Ma assolutamente, tu a 40 anni ti vedi ancora che fai questi video così per i ragazzini? No, magari farò altri video, come già ho cambiato. Che... Ma che cazzo ne so, dove arriverà la mia creatività, andrò la io. La tua creatività. Poi magari, scusami, metti che a 40 anni tu quanti cazzi di anni avrai? Più 17, 87 anni. Minchia, capace che tipo tu sarai diventato talmente rincoglionito che ti farò i peggio abusi, farò una serie, abuso mio padre a 87 anni. Ok, continuiamo. È meglio che faccia il ragazzino tutta la vita a questo punto. E poi le dico, io ho quasi 30 anni, come dicevo prima. Sì. E mi sono appena inserita in questo mondo, sto cercando anzi di inserirmi in questo mondo, che preferisco stare a casa, dedicare più tempo alla mia famiglia. Giusto. E magari arrivassi io dove è arrivato suo figlio. Hai capito? Ma per ingrato, magari ci arrivasse lei. Non apprezzi le cose che hai, le apprezzi solamente quando le perdi. Io me lo auguro, questo è anche... Te lo auguro anch'io. Vivo, me lo impongo. Ma suo figlio che già c'è lì, sì, a quel livello, ma chi glielo fa fare di perdere tutto questo? Non vuol dire essere ragazzini. Insomma, suo figlio è stato veramente fortunato e bravo soprattutto a essere dov'è. Io mi auguro che lei capisca che non è questione di essere ragazzini. Ma io vorrei sapere dov'è? È sempre a fare video per i ragazzini di 12 e 13 anni. Ma dove è arrivato? Vabbè, anche non è in nessun posto. Anche Arturo Bracchetti fa gli e spettacoli. Quello pelato con... Col oppure anche qua, quello che faceva Tonio Cartonio faceva... Tonio Cartonio. I video, faceva la Melevisione, ma non per questo, cioè, lo pagavano. Anche Giovanni Mucciaccia faceva Art Mucciaccia. Attack. Ma era un programma fatto per bambini. Ma per... Anche E Domenica Papà era un programma per bambini, ma il conduttore sapeva di fare un programma per bambini. Ho capito. Ma ho capito che cazzo di risposta quindi, è, ho capito. Tu sei giustificato che fai questi video per i bambini, ho capito. No, io faccio video. Ti senti realizzato? Io mi sento abbastanza realizzato, sì. Ti senti abbastanza realizzato, ho capito. Lei la pensa come te, evidentemente. E tu? E io no, completamente. Dove mi vorresti vedere? Forza, adesso... Andiamo nello specifico, però dobbiamo mettere carne al fuoco, però non è che possiamo solamente criticare e non dare la controproposta. Controproponi. Ma io ti vorrei vedere già laureato con un lavoro serio. Tipo? Con un lavoro serio. Tipo, mi devi dire che cazzo devo fare? Tipo tuo fratello. Ecco. Quindi un impiegato d'ufficio. Un impiegato d'ufficio con una certa responsabilità e con una certa conoscenza che sappia lavorare come tuo fratello. Che sappia lavorare. Non mi viene la parola specifico giusta. Proprio. Che sappia seguire il proprio lavoro. Ma io ho una certa responsabilità perché ogni giorno devo accontentare o comunque cercare di far i bambini, sì. Perfetto. Però 1.700.000 persone. Bambini. Esatto, certo. È come, non lo so. Se tu dici bambini è come gestire un asilo nido. Cioè, comunque è una responsabilità. È quello, un asilo nido. Cioè. E non va bene. No, va benissimo. Se tu sei d'accordo e lei è pure d'accordo con te, beati voi. Va bene. Io ragazzi non sto capendo un cazzo di quello che dice. Ve lo giuro che sembra che faccia tipo giri, voli pindarici. Sembra proprio. Mi sta facendo una super cazzo. Andiamo avanti, sì, che c'è un altro minuto. È un lavoro? Anche perché, come ho detto in un mio video precedente, la TV un giorno potrebbe non esistere più ed esisteranno i programmi e i canali solo soltanto su YouTube, sulle piattaforme internet. Suo figlio non è assolutamente diverso da un Paolo Bonolis.
sono il nuovo Paolo Bonolis. Chiamatemi Paolo Bonolis. Solo che non guadagno quanto lui, cazzo. Un Luca Laurentiis, un Mike Buongiorno. Luca Laurentiis, cioè, stando con Bonolis, ha preso la S pure lui. No, un Jerry Scotti. È la Madonna! È un intrattenitore. Questo è a tutti gli effetti un lavoro, secondo me. Questa è la mia opinione. Ci tenevo a dirla perché quando ho visto questo video ho detto: ma come? Cioè, non è una cavolata da ragazzini quando che hanno voglia solo di fare un po' gli scemi. E adesso che ci sto provando io, vedo quanto lavoro c'è dietro. Ci vuole comunque del tempo. Bisogna imparare ad usare i programmi per montare i video. Giusto. Io questo magari lo davo per scontato, come magari chi appunto non è inserito nel mondo dà per forse scontato. Anche tu l'hai per scontato. Ma non è proprio così. Comunque un minimo di tempo si deve perdere e non è proprio minimo. Far ridere la gente, star simpatico, piacere alla gente, conquistare il pubblico non sono cose da niente e non sono cose da tutti soprattutto. Non sono cose da niente e ma soprattutto non sono cose da tutti. Perché per quello uno sì, che ce la fa, altro. Ci sono mille che non ce la fanno. Certo, quello lo so. E quindi cosa ne trai? Non toglie che per me non va bene. Ma se cambiassi i contenuti, cioè tipo se fossi il nuovo, lo so, Spielberg freelancer, cioè tipo indipendente. Cioè se i miei contenuti fossero, che cazzo ne so, facessi cortometraggi, cambierebbe qualcosa? Cioè cos'è? A te non va bene quello che faccio, la piattaforma o il contenuto? Ma tu hai tutti i ragazzini che ti seguono, ragazzini di 12-13 anni, questo, sono bambini. E quindi? E quindi, quando cresci pure tu, Che cazzo vuol dire? Ma che significa? Cresci, fai altra cosa, più interessante, no? Sempre ste cazzate con i bambini. Quindi cambiare contenuti, tu dici? Certo. Vediamo come cosa la pensa. Questo è quello che ci tenevo a dire. Quindi, signor Muri deve essere fiero di suo figlio. Io le dico che secondo me questo è il lavoro del futuro. Bravo, pure secondo me. Che in qualche modo riesca a vedere questo video, signor Muri. Ce l'abbiamo fatto un anno dopo, ma ce l'abbiamo fatto. Allora, il video l'abbiamo visto, cara Lena Lex, un anno dopo. Però adesso voglio vedere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. L'idea di mio padre è abbastanza chiara. Dovrei cambiare i contenuti. Secondo voi cosa è giusto e cosa è sbagliato? E soprattutto, condividete la posizione di mio padre. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Lasciate un bel mi piace. Lasciate un bel mi piace. Così ha concluso. Si è concluso. Bene, così mi accontentate. Voi bambini accontentate me che faccio cose per bambini. Oh! Noi ci vediamo al prossimo video. Woo!